Ed eccoci ritornati in diretta. Dunque, come abbiamo detto all'inizio della nostra puntata, oggi ci vogliamo focalizzare in maniera particolare sul tema della pace e lo facciamo partendo dalla nostra città, San Giovanni Rotondo, che pochi giorni fa è stata proclamata dal Consiglio Comunale città per la pace e per i diritti umani. Ma parleremo di questo argomento e di altri con il sindaco della città di San Pio, il dottor Filippo Barbano, che ringrazio per il suo tempo e la sua disponibilità. Buongiorno sindaco, ben trovato. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti i telespettatori di Padre Pio TV. Dunque sindaco, partiamo diciamo dagli appuntamenti un po' più imminenti, perché San Giovanni Rotondo si appresta a celebrare uno dei suoi eventi e momenti più significativi, la veglia di Padre Pio, la veglia per semplificare, come ecco, viene normalmente chiamata qui a San Giovanni Rotondo. Dunque, come si sta preparando la città a ricevere i tanti pellegrini che giungeranno appunto nella nostra città nel prossimo weekend e il prossimo lunedì, giorno della festa di Padre Pio? Bene, sappiamo che la festa di San Pio, la veglia, è un momento ampiamente consolidato, oserei dire brillantemente gestito dai frati, e rappresenta un momento tra i più qualificanti, se non quello maggiormente simbolico della nostra città. La città si sta preparando fondamentalmente per l'accoglienza dal punto di vista logistico e per la sicurezza, perché tutto avvenga al meglio come puntualmente è stato. Devo dire che dal punto di vista amministrativo invece stiamo cercando di tradurre quelli che erano gli slogan della nostra campagna elettorale nella realtà, quindi ci stiamo preparando con una progettualità che deve tradurre nei fatti quello che ci eravamo promessi, cioè San Giovanni Rotondo, città della pace, città dell'accoglienza. E devo dirvi che abbiamo già condiviso, ma il progetto ovviamente sarà ampiamente diffuso, abbiamo condiviso con il nostro vescovo padre Franco Moscone di improntare l'anno giubilare 2025 proprio sul tema della pace. Questo sarà portato anche ovviamente ai frati, a Casa Sollievo, penso alla BCC, a tutte le realtà più importanti della nostra città. Signor sindaco, ma quali sono le emozioni di chi si appresta a vivere questo momento per la prima volta con la fascia tricolore sul petto? Ha usato una domanda un po' sull'emozione. Ha usato il termine giusto già nella domanda. In pratica tantissima emozione, perché sarà un momento particolare, al di là dell'indossare la fascia, ovviamente dover rappresentare la città non è una cosa che capita tutti i giorni. Se penso a un anno fa di questi giorni, mai avrei immaginato di dover essere qui in questo momento e di dover rappresentare la città. Insomma, è stata una bella avventura. Quindi, ed è appena cominciata, ma è bella intensa. Tantissima emozione, tantissima commozione e un alto senso di responsabilità, perché vado indegnamente a rappresentare la nostra città, Padre Pio, che per me è un riferimento, come per tanti credo, un riferimento per la vita di tutti i giorni, nelle nostre famiglie, nel nostro lavoro. Adesso mi accompagna anche in questo percorso che mi onoro di rappresentare in qualità di servo e sindaco della città di San Giovanni Rotondo. È un qualche cosa che chiaramente richiede un senso di responsabilità altissimo, come dicevo, e che fondamentalmente mi fa dire che quanto è avvenuto, anzi per quanto è avvenuto e per quanto riusciremo a fare,
io penso di dover puntualmente ringraziare Padre Pio. Assolutamente, Padre Pio vi accompagni nel vostro impegno. Sì, ne sono sicuro. Perché ricordiamolo, il dottor Filippo Barbano è stato eletto sindaco nell'ultima tornata elettorale, quella che si è appunto celebrata lo scorso mese di giugno, e dunque la domanda era proprio in qualche modo volta anche a capire quelle che sono appunto le emozioni di una persona che magari mai avrebbe immaginato, come giustamente ha sottolineato il sindaco, di essere diciamo a capo della città nei giorni anche più importanti per la vita della città stessa. Ma sindaco, abbiamo detto che San Giovanni Rotondo recentemente, con una delibera di consiglio comunale, è stata proclamata città per la pace e per i diritti umani. È un impegno importante quello che San Giovanni Rotondo assume, non solo nei confronti dei cittadini stessi, ma più in generale di coloro i quali visitano la nostra città recandosi a pregare sulle spoglie mortali di San Pio da Pietrelcina. Già in precedenza San Giovanni Rotondo è stata definita città dell'accoglienza e della riconciliazione. Diciamo che siamo un po' cattivi con noi stessi, perché cerchiamo aggettivi importanti e dunque ci carichiamo di responsabilità che poi, dobbiamo anche essere sinceri, a volte non abbiamo il peso di sopportare. Però Padre Pio ci aiuta, come abbiamo ben capito. E allora, quale impegno per la pace può giungere proprio dalla città di Padre Pio e dalla sua figura così illuminante riguardo al tema della pace? Beh, innanzitutto, come dicevo, siamo già partiti per questo progetto che ci vedrà per tutto il 2025 impegnati sul tema della pace. Ripeto, abbiamo condiviso questo progetto già con il nostro vescovo, ma stiamo andando nella direzione che ci eravamo prefissati, cioè produrre una prima delibera che fosse San Giovanni Rotondo città della pace. Ci abbiamo aggiunto anche città per la pace e per i diritti umani, proprio perché deve essere una pace intesa in senso estensivo. Era un impegno che, devo dire, avevamo preso pubblicamente anche con il presidente Giuseppe Conte, il quale ci ha sollecitato in questa direzione, anche se ha trovato gioco facile, perché puntualmente, con la sensibilità che ci caratterizza noi sangiovannesi, non abbiamo avuto difficoltà a sposare quest'idea. Abbiamo fatto questa delibera convinti che bisogna spendersi in prima persona per tematiche che vale veramente la pena condividere, perché con quella delibera fatta pochi giorni fa abbiamo scelto di opporci a tutto ciò che può essere l'idea di guerra. Invece vogliamo essere promotori di pace. Non chiediamo solo la pace, ma dobbiamo fare la pace. Fare la pace significa quindi essere attori principali, essere promotori di pace. E abbiamo aderito alla rete dei comuni per la pace e i diritti umani, proprio perché l'obiettivo è quello di produrre attività, quali iniziative le più svariate, che siano iniziative di formazione, di informazione, di condivisione, per arrivare quindi alla solidarietà, alla fratellanza tra i popoli. E in questa direzione, al di là di tante iniziative che abbiamo già cominciato a mettere in cantiere, una la possiamo già preannunciare: è nostro intento realizzare un momento di un premio Padre Pio per la pace. Quindi ci porteremo in tutto il mondo, possibilmente, con dei messaggi di pace che partono da San Giovanni Rotondo. E siamo contenti, accogliamo questa responsabilità in qualche modo, ce ne facciamo carico noi cittadini di San Giovanni Rotondo, nella speranza, ecco, anche di essere in qualche modo testimoni di un modo di fare pace che coinvolga davvero, non solo, come dicevamo all'inizio, un po' le piccole relazioni quotidiane, ma per esteso anche i tanti conflitti che purtroppo riempiono le cronache dei giornali, dei siti web e comunque della nostra vita quotidiana. Allora, sindaco, noi ti
ti ringraziamo per essere stato con noi, ti auguriamo una buona festa di San Pio, la prima. Grazie. Come abbiamo detto da sindaco, l'auguriamo a tutta la città di San Giovanni Rotondo, città per la pace, proiettata anche al giubileo per il prossimo anno, il 2025, dedicato al tema della speranza, e direi non c'è speranza più grande che quella della pace. Grazie sindaco. Grazie a voi e un saluto a tutti i telespettatori. Grazie, grazie a voi. Andiamo in pubblicità, ci fermiamo qualche minuto e poi riprendiamo con le prime notizie di giornata. Restate con noi.